Benvenuti nuovamente insieme per una nuova puntata di e per lei a me uno dei valori più importanti sul panorama lirico nazionale ed internazionale, Davide Petri, che sta per ritornare nell'amata Toscana in un ruolo meraviglioso, quello di Marco Cavaradossi in Tosca. Ma di tutto questo e di altro ne parleremo proprio con l'ospite speciale di questa puntata, ma adesso la sigla. Allora, buongiorno a Dario Di Vietri, anzi buonasera e benvenuto a Tu per Tu, questa trasmissione che poi vedrà un attimo come tutte le trasmissioni di pausa per il periodo di agosto, ma che riprenderemo a settembre. Dario, senti, tu sei pronto per il ritorno in Toscana nella stagione estiva del Teatro Verdi di Pisa, in un ruolo che è un tuo cavallo di battaglia insieme ad altri, che è quello di Mario Cavaradossi. Ecco, allora... Buonasera intanto a tutti. Esatto, benvenuto. Senti, io vorrei appunto sapere questo. Che ruoli avrà Mario Cavaradossi? Non ho capito benissimo la domanda. Che colori avrà il tuo Mario Cavaradossi? Come sarà questo? Beh, sì. Sicuramente i colori ce ne saranno tanti, perché appunto il ruolo di Cavaradossi ha tanti colori, dal rosso della passione e quindi al grandissimo amore che nutre nei confronti di Tosca. E poi anche vedremo anche colori molto scuri, appunto prima della sua fucilazione, nel momento che lui dà l'addio, che poi diciamo un grido di speranza per la vita, quando dice non ho amato mai tanto la vita e ne luceva le stelle. E poi anche in momenti di grande drammaticità, quando si trova nel palazzo di Scarpia, insomma ci sono tante cose molto interessanti. Poi ritornare in Toscana, a Pisa, dove ho cantato tante volte, insomma è un grandissimo piacere. Senti, tu hai cantato anche a Torre del Lago, anche se poi io voglio ritornare ancora un attimo sul ruolo di Mario Cavaradossi. Cantare Puccini nei luoghi pucciniani, e comunque anche in Toscana, insomma, la sua amata Toscana, ha un sapore diverso rispetto a che cantare Puccini nel mondo? Beh, sicuramente cantare in Toscana, specialmente a Torre del Lago, dove appunto hai questo lago appunto dove Puccini si ispirava, e di fronte avere la casa dove c'è la tomba di Puccini è una cosa molto unica al mondo, direi, e quindi in quel momento veramente speri nella benedizione del maestro Puccini affinché canti, di cantare sempre bene, e quindi sicuramente è completamente diverso rispetto a quando stai in altre parti del mondo, perché appunto la Toscana appunto è il luogo dove è nato Giacomo Puccini, quindi sicuramente è un luogo molto importante, e quindi i toscani sono abituati e conoscono molto bene la musica di Giacomo Puccini. Assolutamente, assolutamente sì, ho avuto modo di tastare con mano, che sono stata spesso. Senti, in un'intervista tu hai dichiarato che Cavaradossi, Mario Cavaradossi, è uno dei personaggi che più mi rappresenta. Che cosa sì. C'è di Dario in Mario e che cosa c'è di Mario in Dario? Prego. Allora, sicuramente il fatto della passione. Sono un tipo molto passionale e poi sicuramente
Cavaradossi, come anche sottoscritto, non è una persona che si fa mettere i piedi in testa, e quindi è una persona che appunto per amore fa tutto che può per la sua donna, e anch'io faccio così, questo per la mia donna, e poi ho degli ideali di appunto di libertà, infatti lui è uno spirito molto libero, è un libertino, è contro i poteri forti, è contro tante cose, quindi questa cosa qui mi rispecchia tanto, infatti è una delle mie opere preferite Tosca, perché appunto nutre in me degli ideali che sono insomma rappresentati in quest'opera. Certo. Allora adesso qualche secondo di pubblicità e poi vediamo un servizio proprio che riguarda il nostro Dario Di Pietro, ma ovviamente lì incollati perché subito dopo saremo ancora con lui. Grandangolare.com nasce grazie alla felice intuizione del dottor Ernesto Paola, un eclettico medico calabrese trasferitosi per lavoro a Toronto. Il settimanale è in grado di catturare l'insieme degli sviluppi sociali, culturali ed economici nella sua globalità. È rigorosamente apolitico, in altre parole, trasferisce informazioni utili per chiunque cerchi risposte alle proprie esigenze culturali. Un luogo virtuale che grazie alla scelta dell'open access risulta fruibile da tutti. Strumento utile per la diffusione internazionale della vita e cultura italiana in tutti i suoi aspetti. I collaboratori sono volontari, cultori della materia che trattano, docenti universitari, imprenditori, animati da entusiasmo e d'amore per la cultura italiana. Questo riconoscimento costituisce per l'autore e i collaboratori un incentivo ad incrementare l'impegno per la crescita e lo sviluppo di Grandangolare. Thank you.
Dario. La regia è curata dal direttore artistico che è Enrico Stinchelli, che è anche il conduttore del programma di Rai Radio 3, La Barcaccia. Sì. Qual è il tuo rapporto con, cosa appunto mi dici di questo regista? Prego. Sì. Il rapporto è molto buono, è la prima volta, vabbè, lo conosco, tutti nel mondo della lirica Enrico Stinchelli è molto conosciuto, appunto sia per il programma La Barcaccia e anche perché è un grande cultore dell'opera lirica e quindi conosce tutti gli aneddoti, infatti per me che amo tanto sentire gli aneddoti dei grandi cantanti, Enrico è una enciclopedia musicale in quanto aneddoti per appunto di tutta l'opera, la generazione dell'opera lirica. E quindi, insomma, già questo è un grande piacere di averlo conosciuto e di lavorare insieme. E in più ha delle idee molto, molto interessanti, molto belle, e appunto lo faremo in questo giardino meraviglioso qui a Pisa. E proprio oggi faremo la prima prova di regia lì, e quindi avrò la maniera di vedere questo spazio, me ne hanno parlato tutte molto bene e quindi sarà anche ci saranno degli effetti anche cinematografici, quindi sarà una cosa molto innovativa. Esatto, ti interrompo solo un attimo perché effettivamente Tosca si svolgerà nella location meravigliosa e suggestiva del Giardino Scotti, Fortezza San Gallo, quindi sì, veramente molto. Sì. E quindi mi dicevi che ci saranno anche degli effetti cinematografici, per cui insomma... Degli effetti cinematografici che appunto, ovviamente perché in questo spazio all'aperto non possiamo avere Sant'Andrea della Valle, la chiesa appunto dove nel primo atto il pittore Cavaradossi dipinge o Palazzo Farnese o Castel Sant'Angelo, quindi con questi effetti di luci, effetti anche appunto che vedendo, ci saranno delle proiezioni cinematografiche nello spazio, faranno vivere al pubblico come se fossimo se stessimo vivendo nella Roma di quell'epoca, anche con gli abiti, insomma è una scenografia molto, è una regia classica ma appunto con delle tecnologie moderne e quindi è una cosa molto interessante e affascinante sicuramente. Quindi 6-8 agosto, veramente non perdetevi assolutamente Dario Di Vietri nel ruolo di Mario Cavaradossi nella splendida opera di Tosca di Giacomo Puccini a Giardino Scotto nella Fortezza San Gallo a Pisa. Quindi mi raccomando tutti coloro che sono in viaggio in quella zona o che sono ovviamente in quella zona, assolutamente non perdetevelo. Senti, Dario, tu sei molto bravo, cioè sei molto bravo in ruoli, sei acclamato in varie parti del mondo perché hai cantato in teatri molto importanti. Un altro tuo ruolo, diciamo, importante, un altro tuo cavallo di battaglia del repertorio verdiano è Radames in Aida. Sì. E che se non sbaglio hai portato anche alla Dubai Opera. Sì, con il teatro di Varsavia. Raccontami questa esperienza. Come è stato cantare là negli Emirati Arabi? Beh, cantare lì negli Emirati Arabi è stato... Allora, intanto sono andato a Dubai, che è una città meravigliosa, e quindi partiamo già da questo. Condivido. E quindi sicuramente cantare in un posto che prevalentemente la gente pensa che in quei luoghi, soprattutto nella zona degli Emirati Arabi, non ci sia la grande cultura per l'opera, sicuramente sta arrivando, non è storica come è in Europa o in altre parti del mondo, per intenderci. O in Oman, che già in Oman siamo in un paese del Medio Oriente, ma con appunto Sultan Qaboos che ha proprio, diciamo così, istruito gli omaniti all'opera lirica e ha fatto erigere... No, io ci sono stato anche in Oman. Esatto, dopo infatti, quindi Dubai è ancora, diciamo, un po' vergine da quel punto di vista. Da quel punto di vista sì, infatti c'erano pochi spettatori arabi, c'erano ovviamente tanti turisti che stavano lì a vedere la città e quindi ne hanno anche approfittato per fare passare una serata all'opera. Certo. E quindi per me è stata una bella emozione, intanto perché, ripeto, ho visto una città bellissima come Dubai e quindi sono stato molto, molto felice e contento
di essere stato lì e poi di aver visto anche un po' la cultura, anche perché comunque noi abbiamo una, anche molte volte abbiamo delle idee sbagliate su una cultura diversa rispetto alla nostra. Purtroppo queste sono cose che succedono sempre e uno se ne rende conto. Poi ci sono gli estremisti in qualsiasi altra religione, cultura, ci sono sempre, quindi non dobbiamo pensare a un discorso razziale o di razzismo generale. E quindi io sono stato benissimo, non ho notato niente di strano. L'unica cosa che potevo vedere, visto strana, che per noi non siamo abituati, appunto, a vedere, ad esempio, presso la metropolitana, mi ricordo, stavo all'epoca era la mia compagna, adesso è mia moglie, che era incinta, allora lei andava in un vagone della metropolitana, io in un altro, perché c'era la distinzione uomini da una parte e le donne dall'altra. Ovviamente ci sono retaggi culturali che uno spera che piano piano queste cose passino. Ma sono già cambiati. Ma sono già cambiati, stanno cambiando. Questa è, diciamo, è stata la mia cosa, l'unica cosa strana che ho visto, cioè, a Dubai. Per il resto era come se stessi in una città europea grande, importante. Effettivamente molto occidentalizzata. Ma molto. Un servizio dalla Dubai Opera con il nostro Dario Di Mitri. قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا غنوا وانا غنيت ظلموا قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا غنوا وانا غنيت ظلموا Oh.
Antonio, senti, com'è nata la tua passione per l'opera lirica? Allora, è nata da piccolo perché mio nonno materno era un appassionato di operetta in generale e quindi a Bari, siccome io sono di Bari e quindi a Bari andava al Teatro Petruzzelli a vedere appunto le operette, le opere, tutto quanto, e quando ci rincontravamo la domenica si cantava, quindi mio nonno cantava tutti questi pezzi, Tu che mi hai preso il cuore, le canzoni napoletane, tutti questi pezzi così, e io cantavo insieme a lui. E quindi diceva, io non riesco ad andare più su a fare gli acuti, falli tu che ce li hai. E quindi così io facevo gli acuti e cantavamo insieme. Poi nel 90 mi ricordo vidi il primo concerto dei Tre Tenori che fece le Terme di Caracalla e mi innamorai della voce di Pavarotti e di là insomma è nata la passione per l'opera piano piano. Quindi io spero che come me ci siano tanti altri ragazzi che si avvicinano piano piano all'opera perché appunto è la nostra cultura, cioè se si parla tanto l'italiano nel mondo e anche grazie soprattutto all'opera perché il 90% delle opere sono italiane. Assolutamente, assolutamente, hai perfettamente ragione. Senti, ritorniamo a Puccini, ritorniamo a quando tu sei stato al Teatro San Carlo di Napoli con la Turandot. Sì, è stata un'emozione unica perché io adesso abito a Frascati. Sì. E ero lì a Frascati e ricevo una telefonata di andare a fare una generale di Turandot. E mi avevano dato un'ora e mezza di tempo per arrivare a Napoli e quindi insomma ho detto cerchiamo di essere, ho detto cercate di tardare il più possibile e va bene, quindi in autostrada andavo abbastanza spedito, meglio non dire la velocità che andavo, vabbè, però sono arrivato e purtroppo, anziché prendere l'uscita Porto, ho preso l'uscita centro di Napoli e quindi c'era un caos di traffico indescrivibile. A un certo punto mi hanno detto, vedi che dobbiamo iniziare, abbiamo iniziato, intanto credo che uno che faceva Oppang cantava la parte di Calaf e cantava anche il suo ruolo, quindi insomma era così. E niente, poi sono arrivato appunto dal terzo atto, quindi ho attaccato subito Nessun Dorma, è stato un trionfo col pubblico e poi mi hanno confermato inizialmente una recita, poi ne ho fatte 4-5. Senti, qual è il ruolo per eccellenza che più è nelle tue corde? Tutti mi hanno dato la Turandot, perché appunto Turandot è stata sia una sostituzione così in Arena di Verona e quindi poi anche al San Carlo, quindi insomma tutti mi riconoscono per il ruolo di Calaf, però per assurdo è quello che ha cantato di meno, ho cantato più Aida che Calaf, per intenderci. Sicuramente sono arrivato quasi a quota 100 di recite di Aida, quindi insomma sono un bel po'. Quota 100 recite di Aida, quindi complimenti, complimenti e arriverai anche a quota 100 sulle recite con il ruolo di Calaf. Speriamo. Qual è invece il ruolo che vorresti debuttare, che ancora non hai debuttato? Sono un po'. Allora, sì. Vogliamo sapere tutto, raccontaci. Allora, sicuramente un ruolo che mi piacerebbe fare, ma non adesso, ma in futuro, è Otello. E penso che per il tenore con una vocalità come la mia, penso che sia il raggiungimento massimo del ruolo più, diciamo, più difficile del panorama della lirica, l'Otello di Verdi, perché sicuramente oltre ognuno c'ha nel suo immaginario la grandissima interpretazione di Mario del Monaco, che penso che non lo raggiungerà mai nessuno, perché appunto è uno di quei grandissimi mostri dell'opera lirica irraggiungibile. E quindi noi della generazione
dopo Mario del Monaco cercheremo di fare il nostro meglio, di rendere un buon personaggio. Sicuramente poi è molto difficile, anche perché è un personaggio molto complesso dal punto di vista psicologico, e quindi sappiamo benissimo, appunto, tratto da un'opera di William Shakespeare, e quindi c'è tanta psicologia dietro questo ruolo, e che sicuramente quello è quello che ti rende molto, molto complesso questo ruolo. Senti, soprattutto l'interpretazione di questo ruolo. Esatto, questa è la prossima. Quanto è di preparazione per un ruolo, anche proprio dal punto di vista della recitazione, quindi dell'interpretare, nell'entrare nella psicologia del personaggio? Beh, sicuramente dipende, perché ci sono dei ruoli che uno se li sente più suoi e quindi cerca di lo apprende prima, per intenderci. Però sicuramente in base a quante volte canti il ruolo, ovviamente sei anche più sicuro musicalmente, sei più sicuro anche tecnicamente di quello che devi fare, e sicuramente piano piano, rispetto alla prima, per esempio arrivando alla 20ª, alla 25ª recita, c'hai delle interpretazioni sicuramente diversa. E quindi sicuramente io dico che l'interpretazione è come il vino, cioè più maturi anche nelle esperienze personali di vita, e più sicuramente anche sul palcoscenico dai sempre qualcosa di più. Certo, poi sì, ci sono dei fenomeni che sono nati con un'interpretazione fortemente innata e quindi ce l'hanno subito, eppure anche loro notiamo dei miglioramenti o delle raffinatezze che all'inizio non facevano e che dopo fanno, e quindi questo è anche la cosa bella del nostro lavoro, e appunto crescere come cresci tu. Con l'età cresci anche con la voce, cresci anche nella vita, e quindi cresci anche sul palcoscenico. E poi penso che più volte si ripete lo stesso ruolo, più proprio si cesella il ruolo, si va a cercare. Sì, certo, certamente, certamente. Ecco, non si fa, no? Io ricordo sempre a tutti voi che ci state seguendo dall'Italia e dall'estero, dalla regione Campania, da Rio di Vietri, 6-8 agosto al Teatro Verdi di Pisa, nella location estiva Giardino Scotto, Fortezza San Gallo, nel ruolo di Mario Cavaradossi e nell'opera di Giacomo Puccini. Senti, Dario, che consiglio dai alle nuove generazioni che si stanno apprestando a così intraprendere questo iter nel mondo della lirica? Un mondo senza dubbio non semplice, una vita dedicata alla musica, dedicata allo studio e proseguito. Beh, sicuramente adesso come adesso è anche... Poi soprattutto adesso dopo il Covid diventa ancora anche più difficile, e sicuramente tanto studio, tanta passione e trovare secondo me l'insegnante giusto che ti aiuti nel capire la tecnica vocale, perché sapevo benissimo che se non è una tecnica salda non riesce a fare tanto, non riesce a stare sempre, perché quando vai su quel palcoscenico siamo sempre sotto critica, nel bene e nel male, e quindi bisogna essere molto forti di testa. Infatti tutti i grandi cantanti dicevano: sì, la voce conta il 20%, il resto è tutta la testa, perché appunto bisogna avere i nervi saldi quando vai sul palcoscenico, perché sappiamo tutti quanti di essere giudicati. Sappiamo quanto la testa sia molto forte, e quanto sia... Poi la voce, a differenza degli altri strumenti, è uno strumento che tu non vedi. Quindi vivi di sensazioni, di quello che ti ha insegnato la tua insegnante o il tuo insegnante, e cerchi di dare il meglio di te stesso in quel momento lì. E quindi io dico ai giovani di studiare tanto, 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 tanto,
solo con tanto studio uno sicuramente può arrivare. Qualche secondo ancora di pubblicità e poi ci vediamo il nostro Dario Di Pietro al Teatro San Carlo di Napoli, che ha fatto innamorare i napoletani, i campani, non solo, con nessun dono. Ovviamente insieme per i saluti. Thank you.
Senti Dario, adesso ti faccio invece una domanda di quelle molto così leggere, ma che chi segue vuole sempre sapere. Come vivi? Qual è la tua, quali sono i tuoi hobby? Vabbè, io allora ho gli hobby, ad esempio mi piace il calcio, ma non gioco perché sono una schiappa, cioè, la verità. Però sono un grande tifoso juventino e quindi insomma mi piace seguire il calcio, oppure mi piace ascoltare tanta musica, guardo YouTube tutti i grandi cantanti del passato e ascolto loro e cerco di imparare da loro qualcosa. A quale tenore del passato tu ti ispiri? Sicuramente Pavarotti, perché diciamo è il primo amore. L'amore non si scorda mai. E quindi lui e poi, non lo so, Corelli, oppure ascolto tutti, Di Stefano, tutti, Grande Franco tutti. Corelli, Stefano. Certo, senti invece il tuo piatto preferito qual è? Ti piace mangiare, ti piace cucinare? Allora, a me piace tanto cucinare. Piace tanto cucinare. Io, essendo pugliese, dico patate, riso e cozze. Wow, è un piatto che non ho mai mangiato e che devo assolutamente provare perché credo sia È fantastico. una cosa mondiale. Molto. Io ringrazio Dario Di Vietri per essere stato questa sera ospite a tu per tu. Grazie a te, grazie a tutto il pubblico che ci ascolterà e ci seguirà. Certo, e ricordo 6-8 agosto Dario Di Vietri nel ruolo di Mario Cavaradossi nell'opera Tosca di Giacomo Puccini nella stagione estiva del Teatro Verdi di Pisa, nella successiva location, non perdetevi anche assolutamente, proprio perché la location è anche molto bella, Giardino Scotto, Quartetto San Gallo, ma soprattutto non perdetevi Dario Di Vietri perché lascerà il segno nel vostro cuore. Grazie, ciao, 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 grazie. ciao a tutti!